LinkedIn è un ecosistema basato su tre pilastri e voglio aiutarvi a capirlo meglio attraverso una metafora, quella della città. Immaginate un po', in una città, quali sono gli elementi che la contraddistinguono maggiormente. Probabilmente vi vengono in mente i palazzi, infatti si parla anche di skyline della città. Su LinkedIn, in ugual modo, troviamo i profili. Ogni singolo individuo ha il proprio profilo che rappresenta la propria identità. Torniamo nella città. I vari palazzi, i vari edifici sono collegati dalle infrastrutture, quindi le strade, i marciapiedi, le ferrovie. E così su LinkedIn abbiamo la rete di collegamenti, i singoli individui che si collegano per poter realizzare un network. Torniamo ancora alla città un attimo. Se troviamo tanti palazzi e una grande rete di infrastrutture, ma queste sono vuote, la prima immagine che viene è quella della cattedrale nel deserto, un qualcosa di costruito, magari anche bene, ma fondamentalmente inutile. Lo stesso rischio si corre su LinkedIn, quando si ha magari un ottimo profilo, un'ampia rete, ma poi non si crea traffico, diciamo così. Il traffico su LinkedIn sono i messaggi privati, i post oppure i commenti. Quindi è fondamentale governare tutte e tre le leve, che sono il profilo, la rete e i contenuti. Non basta dedicarsi solo ad avere un ottimo profilo o a scrivere tanti contenuti su LinkedIn, ma serve armonizzare entrambe, anzi tutte e tre le leve.